2019, ci troviamo allo stand della Kimbo e siamo in compagnia di Giovanni Romano, il direttore vendite Italia. Bentornato Giovanni. Grazie a voi, buongiorno a voi. Andiamo a guardare che cosa presentate in questa manifestazione biennale che è il cuore dell'Horeca, non solo per l'Italia, non solo per l'Europa, ma per i 200 paesi del mondo che vedono tantissimi visitatori in questi 5 giorni. Effettivamente è una fiera che sta diventando sempre più larga e internazionale. Effettivamente stiamo verificando un afflusso dai paesi esteri sempre più importante e questo onestamente ci gratifica molto. Siamo qui ad Osto quest'anno a presentare molte novità sia nel settore Horeca professionale specifico per i bar e quant'altro, sia nel mondo OCS che è un po' parallelo e un po' si accavalla in alcuni frangenti con la micro Horeca al canale principale. Da dove iniziamo? Perché le novità mostrate nei 5 minuti che hanno preceduto questa breve intervista sono davvero tantissime. Dovremmo cominciare dall'Horeca, che è il settore principale portante, diciamo, e qui presentiamo quest'anno finalmente l'arrivo di solubili, 8 declinazioni di gusti diversi che aiuteranno i nostri partner commerciali ad aumentare la battuta di cassa, ad aumentare le occasioni di consumo e prendere anche una parte di consumatori che magari prima non si avvicinavano al loro banco. Parliamo di capsule, parliamolo di un sistema con macchina integrata che porterà lo zenzero anche in diverse declinazioni, oltre allo zenzero classico e tradizionale, ma con varie declinazioni, alcune molto sfiziose, un orzo biologico e soprattutto il ginseng. Ma il ginseng è il vero protagonista, declinato in ben 5 declinazioni diverse. Dopo magari faremo anche un assaggio, se tu vuoi, di questi prodotti che sono veramente molto simpatici. Con grande piacere, anche perché il ginseng, ricordiamolo, è la terza bevanda più bevuta dopo il caffè e il cappuccino. Assolutamente per questo che abbiamo deciso di aiutare i nostri amici baristi ad allargare la possibilità di consumo di questa bevanda con ulteriori aggiunte di curcuma, di zenzero. Insomma, abbiamo reso anche il ginseng una declinazione di prodotti e di bevande, auspicando una maggiore battuta di cassa per il nostro esercente. Giovanni, di quali formati stiamo parlando? Stiamo parlando di formati da 50 capsule, sono compatibili dolce gusto perché è l'unica capsula oggi in commercio che con la sua volumetria permette questo tipo di solubilizzazione importante dei prodotti, per cui è un prodotto veramente eccellente. Infine, ma non ultimo, il progetto micro Horeca della vostra capsula in 3 coniugazioni effettuata in collaborazione con Caffitali. A che punto è il progetto? Il progetto ormai è partito e infatti ogni giorno abbiamo ulteriori richieste. È un prodotto molto importante per la micro Horeca perché, ricordiamolo, non sono capsule con polvere di caffè moka, ma sono capsule con polvere di caffè ereditate dalle nostre miscele bar, quindi miscele professionali, e in termini di erogazione possiamo garantire, prova alla mano, che non hanno niente di meno di un'erogazione professionale con una macchina espresso. Giovanni, i vostri progetti continuano a essere tanti, anzi continuano a crescere, a sviluppare nuove forme di partnership con i vostri clienti. Possiamo dare un'anticipazione per il prossimo futuro o è ancora tutto top secret? Una parte la possiamo anticipare, un'altra onestamente parliamo di strategie di lungo periodo e sulle quali mi permetterei di avere un attimo di riservo. E allora cosa riusciamo ad anticipare? Riusciamo ad anticipare che nell'OCS finalmente abbiamo delle linee dedicate, abbiamo lanciato anche la dolce gusto, quindi oltre a Nespresso compatibile anche la dolce gusto, le cialde sappiamo che abbiamo già fatto un restyling profondo dall'inizio dell'estate, portando anche la compostabilità delle stesse. È un processo che continuerà ancora nei prossimi mesi e che vedrà la fine di tutto il processo di riorganizzazione dell'offerta entro giugno. E da lì ci sarà poi
un upgrade ulteriore di cui parleremo evidentemente successivamente. Bene, è arrivato allora il momento degli assaggi, diciamo il miglior momento delle interviste. Io ti ringrazio per la collaborazione. Ringrazio voi e in bocca al lupo per tutto.